Siamo a Sassari, stiamo cercando Giovanni Meloni, detto Ninni, ex prefetto e oggi commissario dell'ASP di Reggio Calabria. Da diversi giorni avrebbe lasciato il posto in direzione per tornare a casa sua, in Sardegna. Noi stiamo cercando Ninni Meloni. Prefetto, abita qui. Non risponde nessuno. Buongiorno, scusi, lei ha visto il dottor Meloni di recente? La settimana scorsa sì, ma per quanti giorni c'è stato? Non lo so, io l'ho vista solo quel giorno. Ok, però è sicuro che la settimana scorsa? Sì. Però non sa se fosse in quarantena, che cosa vi siete detti? No. Stavo parlando con la sorella. Quindi la sorella abita qui? All'ultimo piano. Ah, allora provo a chiedere anche alla sorella. Cercavo Ninni. Credo che sia partito stamattina, è tornato a Reggio Calabria. Ah, è tornato, ma però era qua fino a... Sì, no, era a Cagliari. Ah, era a Cagliari? Sì, era a Cagliari. Ma perché abita a Cagliari? No, abita a Sassari, ma a Cagliari c'è la compagna. Ah, ok, ed è ripartito stamattina. Stamattina, credo sia partito stamattina. Lo stesso giorno, giovedì, noi che eravamo già in Calabria, siamo andati a cercare il commissario Meloni a Reggio Calabria. Tempo non ne hanno perché sono in piena emergenza, però mi hanno fatto insomma capire, ripeto, che l'amministrazione sicuramente si metterà in contatto con voi. Quando? Chi capisce che no è vago? Sicuramente no? A breve. E dopo 3 ore finalmente arriva. L'abbiamo aspettata, dottore. Siamo stati fortunati oggi che l'abbiamo trovata, però insomma lei manca da una settimana, no? C'è una spiegazione su questa delibera, no, solo per questa. Non chiedere, avrete tutte le informazioni evidentemente dalla mia amministrazione. Però secondo lei era opportuno farlo, in un momento d'emergenza di questo tipo? Siamo stati fortunati oggi che l'abbiamo trovata. Lei è stata in Sardegna una settimana, giusto? Che informazioni avremo? Noi vorremmo capire da lei se... Ma che vi occorrono, le stesse cose. No, è che non è un'informazione, scusi, capire se è un senso di opportunità. È un momento di emergenza questo. Non si può abbandonare la nave in...